troviamo a Comezzano presso i campi mais del progetto Mais Domani. SIPCAM Italia partecipa a questo progetto presentando tre soluzioni per il diserbo del mais. Le prime due soluzioni per il contenimento degli infestanti sono applicate in pre-emergenza. Nella prima troviamo l'utilizzo del prodotto tonale a base di terbutilazina, clomazone e mesotrione, dove andiamo a dare un controllo completo sia di quello che è la flora infestante dicotiledone che monocotiledone. Nella seconda tesi andiamo a presentare Iseran, prodotto che uscirà nella prossima stagione 2022 a base di clomazone e mesotrione, per andare a dare un controllo solo sulla parte dicotiledone degli infestanti del mais. E la terza tesi che presentiamo è con un'applicazione in post-emergenza precoce, per cui con un mais già emerso, in particolare alla seconda foglia vera, sempre con Iseran, quindi clomazone e mesotrione, in miscela con Blackjack, un nostro fisioattivatore a base di leonardite. Possiamo vedere nel non trattato che in questo campo c'è una forte infestazione soprattutto di dicotiledoni, in prevalenza galinsoga, ma anche stellaria e qualche monocotiledoni. Parlando dei risultati della nostra prima tesi, quindi quella con tonale in preemergenza, possiamo vedere che tonale esplica un controllo completo di tutte quelle che sono gli infestanti nel campo, soprattutto sulla parte di dicotiledoni molto presenti in questo campo di mais. Quindi dal punto di vista sia dei risultati dell'efficacia che della selettività del mais, tonale ha dato ottimi risultati in questa parcella.